Al Jazeera. Cioè, secondo voi sono filo tigrai? Sono molto filo tigrai, molto filo tigrai. Nessuno ha mai raccontato, per esempio, come è nata questa crisi in Etiopia, ma fin dall'inizio non c'è stato nessun genocidio. E noi, il popolo tigrino, è un popolo nostro fratello. Prima che il nostro governo abbia mandato, cosa inevitabile a quel punto, l'esercito, sono stati compiuti degli veri e propri atti terroristici. 700 lavoratori stagionali di etnia diversa da quella tigrina massacrati a Maicadra, dopo che, per vendetta, dopo che il nostro governo aveva cercato di arrestare i responsabili di un attentato che ha visto 600 soldati etiopi, tra soldati ufficiali, essere massacrati nella caserma del Nord Comando, a Makalè, nella capitale del Tigray. Noi vogliamo paese nostro, tutti pace, stiamo lavorando con il nostro governo. Noi non vogliamo un balcone con la bandiera etiopica, abbiamo una ricchezza che si copre tutta l'Europa, ma vogliamo vivere tranquillamente, non per 100 persone che sono terroristi deve scoppiare questa guerra, perché se scoppia la guerra nel Corno d'Africa, la terza guerra mondiale ci è vicina, perché subentrano tutti, la Cina, la Russia, perché hanno interessi, la Turchia, l'India. Nicola Pedda, intanto fanno una distinzione, bisogna accusare il TPLF, non i tigrini in generale, ma dicono noi ce l'abbiamo con questo sedicente esercito di liberazione, poi dicono sono stati i tigrini a cominciare. L'impressione è che davvero la violenza ci sia da entrambe le parti, ma davvero c'è questa cospirazione nel mondo dei media? No, beh, questa è la versione del governo federale di Addis Abeba, chiaramente le persone che protestavano portano la narrativa che viene alimentata dal governo centrale federale. Le responsabilità sono sicuramente condivise, non sono ascrivibili ad una delle due parti. Il TPLF ha grandi responsabilità nell'inizio di questo conflitto, soprattutto l'attacco alle caserme dell'esercito federale del nord. C'è stato l'episodio dei lanci dei missili su Asmara, peraltro ancora quanto controverso, ma che comunque è stata una delle cause scatenanti del conflitto. C'è stata la questione elettorale nella gestione indipendente del processo elettorale. C'è da dire tuttavia che la violenza scatenata dall'esercito federale e dagli eritrei nel nord del Tigray all'indomani dell'intervento militare nel novembre del 2020 ha purtroppo innescato una spirale di violenza dalla quale non si è più usciti. Abbiamo 30 secondi ancora, si parla di balcanizzazione di quell'area, davvero non c'è via di uscita? 30 secondi. Purtroppo penso di no, il livello della violenza ha raggiunto valori incontrollabili e credo purtroppo che il Tigray stia puntando fortemente verso la propria indipendenza, il che aprirà una ulteriore pagina di questa crisi all'interno della dimensione politica dell'Etiopia. E non ultimo, l'indipendenza del Tigray purtroppo probabilmente porterà ad un successivo conflitto con l'Eritrea. Questa è la dimensione di un conflitto che non è limitato al solo scontro tra l'esercito federale e il Tigray, ma che può coinvolgere l'intera regione del Corno d'Africa. Grazie, non è una bella prospettiva, insomma, per il secondo paese più popoloso dell'Africa. Chiudiamo come sempre con i sommari dei notiziari internazionali, sono le nostre headlines, a domani con Checkpoint.